cordiale saluto a tutti voi dall'ingegner Francesco Pugi e dalla Edes Software. In questo video impariamo a conoscere il programma ACM dedicato ad aperture, cerchiature e murature portanti che, come vedete, è stato annunciato nella versione più recente, la 2017.3, nel nostro sito internet con importanti nuove funzionalità. Chi conosce già questo software troverà molti comandi interessanti, soprattutto dal punto di vista della classificazione dei giunti e anche per quanto riguarda l'analisi che ora viene condotta in modo molto dettagliato su ogni elemento strutturale. Partiamo però dall'ambiente, così come si presenta dopo l'installazione, per apprendere appunto l'operatività di questo software. Una volta effettuata l'installazione abbiamo una finestra di presentazione che chiudiamo e il progetto si presenta predefinito con questo titolo, cerchiatura con due tipologie di giunto. In realtà ora, per illustrarvi il funzionamento del software, preferiamo definire un nuovo progetto che salviamo con un certo nome, ad esempio Rossi. E possiamo iniziare l'esplorazione dell'ambiente. Dunque, questo progetto, come vedete, come è scritto appunto in questa casella di testo, contiene un telaio di cerchiatura ed una parete in cui allo stato di progetto viene inserito il telaio. Ricordiamo infatti che dal punto di vista della natura di questi tipi di intervento abbiamo delle pareti in muratura che originariamente possono essere piene oppure con una o più aperture, che vengono sottoposte ad una variazione, che è appunto lo stato di progetto, dove possono essere praticate oppure spostate o ampliate una o più aperture. E l'intervento di consolidamento dovrà consistere nel dimostrare che lo stato di progetto non è peggiorativo rispetto allo stato attuale, e questo da punti di vista che riguardano la rigidezza, la resistenza e anche la capacità di spostamento. L'interposizione di telai di cerchiatura in acciaio o in cemento armato o anche misti è una delle tecniche frequentemente adottate, anche se non è l'unica, perché in realtà dal punto di vista del consolidamento questo può essere perseguito anche con tecniche quali l'intonaco armato di tipo tradizionale oppure anche con metodi innovativi quali sono appunto le reti in fibra di vetro, di carbonio e così via. Ecco, dunque, per cominciare a capire come funziona il nostro software, con questo comando apriamo la finestra progetto. La finestra progetto è quella che vediamo all'inizio, dove ci sono alcuni dati relativi al numero di cerchiature e al numero di pareti che analizzeremo in questo edificio. Per ora ci limitiamo ad uno per riuscire appunto ad illustrare bene le varie sezioni del programma. Si può passare subito alla finestra delle cerchiature per esplorare i vari dati che, come vedete, si organizzano in diverse schede: geometria e vincoli, muratura, strutture in cemento armato o in acciaio, che riguardano appunto i telai o gli architravi, carichi, criteri di calcolo, giunti di sommità e di base ed alcuni criteri di tipo grafico. Ecco, ACM è un programma interattivo, quindi via via che si modificano i dati propone un aggiornamento dei risultati, e questo consente appunto di avere in linea immediatamente l'effetto della modifica che stiamo apportando. In questo esempio possiamo vedere un'apertura di 120 cm di luce netta. Tutte le misure in realtà sono in millimetri, quindi parliamo di 1200, riferendo appunto alla misura in millimetri, che viene cerchiata con un profilo HA200. Si tratta di una parete di spessore 250 mm e che ha poi altezza 2200, cioè alta 2,20 m. È un telaio completo. In alternativa potremmo anche studiare il caso delle sole architravi. Il telaio completo ovviamente è interessante perché apre poi a tutta quella che è la verifica della parete nel suo complesso. Ecco, come possiamo osservare, le schede dei risultati che troviamo in questa finestra sulla destra in alto comportano alcune informazioni sulla verifica di rigidezza, la verifica stato limite di esercizio, stato limite ultimo, sulla classificazione dei giunti, che permette anche di definire
le loro capacità in termini sia di momento che di rigidezza, e poi anche una serie di informazioni riguardanti il comportamento sismico del telaio. Ma cominciamo esaminando i dati. Ecco, geometria e vincoli, abbiamo dei dati di tipo geometrico, poi la tipologia ed anche alcuni dati sul vincolamento della muratura. Ora, il vincolamento in questo caso si riferisce alla porzione rimossa. Partiamo subito a vedere appunto il caso in cui si effettua il confronto fra cerchiatura e muratura rimossa. È un confronto che in questo caso non è soddisfatto. Si tratta di un metodo utilizzato per la verifica dei telai di cerchiatura, adottato inizialmente diversi anni fa, quando si cominciò appunto a corredare di calcolo questo tipo di interventi. In realtà il fatto che si equipari la rigidezza del telaio alla muratura rimossa richiederebbe una perfetta connessione tra telaio e muratura, e più in generale, siccome si prescinderà fra l'altro dallo studio delle connessioni i cui effetti locali possono essere anche difficili da interpretare, si preferisce appunto studiare la parete nel suo complesso, dove l'intervento viene inserito, allo stato attuale e poi allo stato di progetto, rivedendo la parete come un insieme di maschi in parallelo che lavorano appunto insieme agli eventuali telai. Quindi questa verifica di rigidezza in realtà può essere bypassata, infatti si può disattivarla. Vediamo invece la verifica per stato limite d'esercizio. Questa è una verifica di deformabilità che riguarda essenzialmente il calcolo della freccia dell'architrave. Per luci normali di aperture queste frecce sono sempre ampiamente cautelative. Comunque, come vedete nei dati, fra l'altro sempre nella scheda calcolo, qui in basso nei dati cerchiatura, è possibile avere inserire una serie di informazioni riguardanti appunto la verifica di deformabilità, che riguardano sia la modellazione del vincolo. Ecco, come vedete, tra l'altro modificando da semincastro a appoggio si ha una variazione sui risultati, proprio per capire l'interattività del software, e anche il confronto con la freccia limite, che può essere consentita al massimo. Torniamo ad altri dati. Vediamo nei dati muratura, possiamo definire il tipo di materiale. Chiaramente cambiando materiale cambiano i dati riguardanti i parametri meccanici, e quindi cambiano ad esempio i valori che riguardano questo confronto di rigidezza. Ecco, questo criterio con cui vengono definiti i parametri meccanici sarà poi presente in realtà nella parete laddove andremo ad inserire il telaio. Tutto il programma quindi ha questi duplici punti di vista: da una parte appunto i dati delle cerchiature, dall'altra i dati della parete in cui questi sono inseriti. Per dare subito un'occhiata alla parete, ecco di che cosa si tratta. Cioè abbiamo appunto una parete allo stato attuale, che è questa, dove in questo caso è presente un'apertura di limitate dimensioni, e una parete allo stato invece di progetto, dove è stato realizzato appunto un telaio di rinforzo in acciaio, e anche qui in questo caso praticato una parte di intervento in intonaco armato. Comunque, torniamo ai dati della finestra cerchiature, e interessanti sono appunto i dati della struttura che riguarda il telaio. Sono qui disponibili già una serie di profili, quindi se modificassimo ad esempio invece l'H200 volessimo scegliere l'HB180, facendo la scelta appunto del profilo, questo si aggiorna automaticamente e ovviamente aggiorna i risultati che riguardano appunto diversi aspetti del telaio. L'abbiamo appena visto la verifica di deformabilità, vedremo fra poco gli altri. Anche architrave e traverso inferiore vengono specificati attraverso queste caselle a discesa. Notate bene che è possibile anche avere delle situazioni miste, per esempio se si disattiva la casella di controllo che riguarda il montante in acciaio, automaticamente si attiva nelle strutture in cemento armato, e potremmo avere appunto il caso di un telaio misto. Torniamo al caso più frequente di telaio
totalmente in acciaio. Ecco, l'altra scheda interessante è quella dei carichi, carichi che sono applicati sull'architrave e che vengono distinti nelle varie componenti riguardanti le diverse verifiche. Avremo infatti delle verifiche di deformabilità che saranno condotte, come abbiamo visto già nella scheda dei risultati, con la combinazione caratteristica o rara. E si tratta di stato limite di esercizio e carichi che invece riguardano poi la combinazione fondamentale per le verifiche di resistenza agli stati limite ultimi e carichi invece destinati alla combinazione sismica che verrà utilizzata appunto per l'analisi sismica della parete. È possibile anche considerare o meno il triangolo di scarico, questo dipenderà dalla geometria della parete stessa in cui l'apertura è inserita e una delle novità più recenti inserite in ACM riguarda la possibilità di calcolare questi carichi aggiuntivi, per esempio carichi provenienti dal solaio ed eventuali anche altri carichi concentrati, da un foglio di calcolo a cui si accede attraverso Excel e che ci aiuterà appunto nella definizione di questi valori. Chiudiamo per il momento il foglio di calcolo, rimandando ad altri esempi la documentazione relativa per approfondimenti e torniamo alla scheda calcolo, dove vi sono altri parametri che determinano l'analisi del telaio, fra cui per esempio l'influenza della deformabilità a taglio per l'acciaio, che in genere viene sempre considerata attiva, e il fatto di considerare o meno il telaio sempre a portale oppure la possibilità di avere un telaio chiuso, anche se nel caso di un profilo quale è l'UPN alla base appunto del telaio, in genere viene considerato il portale, quindi questa struttura non è integrata in un telaio chiuso, ma si tratta appunto di un telaio aperto. Ecco, è possibile avere altre rappresentazioni di questo telaio e più esattamente questo schema che riguarda l'analisi sismica. Prima di passare a questo però diamo un'occhiata alla verifica per stato limite ultimo. Ecco, si tratta della combinazione fondamentale in analisi statica dove vengono effettuate le verifiche di resistenza a taglio, dove si ha in genere una massima reazione agli appoggi, e a momento. Il momento invece può dipendere dalla disposizione dei carichi, normalmente uniformi, quindi finisce per essere mezzeria il valore massimo, ma in alcuni casi, in presenza soprattutto di carichi concentrati non in asse con la mezzeria del telaio, magari il massimo momento si può realizzare in un'altra sezione. Comunque, queste sono le verifiche che riguardano la situazione statica per la combinazione fondamentale. Ecco, prima di passare a vedere l'analisi sismica, vediamo i dati riguardanti i giunti. Ecco, sui giunti è stato fatto un lavoro molto approfondito, il programma si trova perfettamente in corrispondenza con le prescrizioni dell'Eurocodice 3 relative appunto ai giunti e permette di considerare sia giunti bullonati che saldati. I giunti saldati sono quelli che storicamente sono stati più utilizzati per i telai di cerchiatura, ma anche il giunto bullonato può avere una sua validità in diverse situazioni. Ecco, nella grafica noi possiamo anche vedere appunto la modellazione del giunto bullonato, i parametri che richiede e sono possibili diversi tipi di schematizzazioni, per esempio i rigidimenti verticali della trave o anche le mensole in sommità del montante. Quindi poi lavorando col software si possono esplorare tutte queste combinazioni. Qui vi sono i vari dati richiesti per la definizione del giunto, alcuni controlli geometrici che ci assicurano che siano rispettati dei limiti dimensionali e la classificazione del giunto vera e propria che fa parte di questa scheda appunto giunti, dove attraverso il metodo per componenti si arriva alla classificazione in base alla resistenza e in base alla rigidezza, in modo tale che è possibile definire in base alla resistenza se il giunto è a completo o a parziale ripristino di resistenza oppure deve essere considerato a cerniera, e in base alla rigidezza se si tratta di un giunto rigido, semirigido o anche in questo caso a cerniera. Ora è interessante osservare che in ACM anche i giunti semirigidi vengono correttamente rappresentati, in quanto nell'analisi elementi finiti del telaio
verrà inserita una molla rotazionale all'estremità dell'asta in grado di descrivere esattamente la sua capacità di rotazione. Ecco, per concludere sui giunti abbiamo anche una scheda riferita al giunto di base che può in via semplice essere equiparato al giunto di sommità, ma più in generale avrà dei valori che lo possono distinguere dalla sommità, soprattutto per quanto riguarda la sua rigidezza e la sua resistenza. È stato messo a punto un foglio di calcolo, anche in questo caso per Excel, che riguarda il calcolo della piastra di base, quindi la definizione della sua, del suo momento resistente, che può essere poi inserito nel caso di parziale ripristino. Ecco, dunque, l'altra scheda che mancava e che abbiamo visto velocemente in un frame precedente è la scheda sismica che descrive la curva di capacità del telaio, che noi possiamo rappresentare in questo schema, ecco, e che mostra come il telaio si comporta sotto le sollecitazioni di azioni orizzontali. Ecco, fra l'altro è interessante vedere come i vari passi dell'analisi possono essere descritti, se vedete sulla sinistra, dai diagrammi di sollecitazione, in questo caso il momento, possiamo anche amplificare, poi visualizziamo anche le cerniere plastiche che si formano progressivamente, oppure è possibile anche visualizzare la deformata, e sulla destra, nella curva di capacità, corrispondentemente vengono evidenziate le cause di crisi progressiva, quelle cioè che nei risultati delle cerchiature in forma testuale troviamo qui elencate. Ora, sul diagramma di comportamento è interessante fare delle osservazioni anche relativamente alla questione del vincolamento in sommità dei montanti. Ecco, vedete, c'è un check molto importante che determina se la sommità ha un vincolo di tipo shear type o meno, cioè se si ritiene che vi sia un impedimento della rotazione o seppure il nodo di sommità possa ruotare liberamente. Ecco, sono entrambe possibili queste ipotesi in ACM. Vedremo poi nell'analisi della parete come l'adozione del modello shear type sia accompagnata da una verifica di nodo, una verifica cioè che ci mostrerà la possibilità di realizzare effettivamente questo vincolo di shear type grazie soprattutto al prolungamento dell'appoggio dell'architrave all'interno della muratura e quindi del confronto fra un momento resistente locale e momento richiesto per fare in modo che si sviluppi appunto questo comportamento. Un comportamento shear type che spesso è stato dato anche con versioni precedenti di ACM come predefinito nel comportamento dei telai, ma che in realtà è opportuno anche indagare in modo un po' più appropriato per vedere se effettivamente può essere un'ipotesi accettabile. Ecco, per quanto riguarda poi il telaio di cerchiatura, non vi sono molti altri aspetti da considerare, è chiaro che lo scopo principale dell'applicazione del software ACM è quello poi di andare verso l'analisi della parete. Di questa sezione parleremo quindi nel prossimo video.